Buonasera amici, benvenuti al Salottino Blues. Sono Paolino e questa sera abbiamo con noi Martina Ongaro o Ongaro. Aiutami tu. Ongaro, ongaro è giusto. Ongaro, perfetto. Buonasera a tutti. Carissima, è un piacere averti qua al Salottino. Poi, nome d'arte, Marti Starlight. Da dove nasce lo Starlight? Nasce dal fatto che adoro le stelle, adoro la luce delle stelle e penso che nella mia vita ci debba essere una luce che mi guidi e in questa mia luce è la musica. Fantastico, io intanto metto la mia bombetta perché allora io ho studiato un po' il tuo percorso, quello che tu stai facendo, quello che hai fatto, eccetera. Beh, innanzitutto hai iniziato da giovanissima, proprio prestissimo, giocherellando con le canzoni dello Zecchino d'Oro. Sì, è stato bellissimo. Lì ho capito che la musica proprio mi piaceva tanto, soprattutto cantare e stare anche con gli amici, nel senso che ci trovavamo tra amici a cantare, quindi mi piaceva. Fantastico. Ti capisco perché canticchiare le canzoncine, tra virgolette, canzoncine dello Zecchino d'Oro, comunque da piccoli è un bel approccio. Sì, assolutamente, Sono assolutamente. canzoncine fatte molto bene, canzoncine lo dico sempre tra virgolette, perché comunque dietro c'è una bella orchestra, c'è tanto bel lavoro, eccetera, eccetera. E per un bambino di quell'età approcciarsi al mondo del canto e della musica lo fa per gioco, perché poi sono canzoncine giocarellose, però intanto si assapora il primo gradino di dire: ma che bello! No? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Poi però tu non ti sei fermata lì, hai continuato e ti sei fatta 9 anni di studi di canto. E tuttora li faccio. Non si Brava. smette mai. Quello senza dubbio, perché alla fine, allora io ho una certa età, e però dico sempre a tanti, quelli che mi conoscono, eccetera, io di nome proprio faccio Paolino, e non Paolo, proprio Paolino, e qualcuno mi chiede: ma perché Paolino e non Paolo? Guarda, perché così mi ricorda sempre di rimanere piccolo. Non... Ah. Ok. Giusto, Non... onesto. capito? Quindi c'è sempre da imparare nella vita, perché c'è sempre uno davanti a te che magari sa qualcosina più di te, magari anche più giovane, non è detto, però ti dà quell'input in più. E hai ragione di studiare sempre. Con tuo papà ho visto che l'hai seguito un po' nel coro parrocchiale, quindi si è Sì, fatta. ho cantato diversi anni anche nel coro parrocchiale, sì. Lì ho avuto una bella esperienza nel canto a quattro voci, quindi è un buon bagaglio anche quello. Caspita, certo che sì. E poi, altro passo che mi hai un po' reso felice, oltre a quello dello Zecchino d'Oro, che hai cantato in una tribute band dei Nomadi. Sì, esatto. Anche lì per tantissimi anni, più o meno 8 anni, 9 della mia vita, sono cresciuta con i nomadi praticamente. Sì. Caspita, per una ragazza giovane è tanta roba, cioè Nomadi è... hanno una scaletta pazzesca. Sono strepitosi, hanno dei testi pazzeschi. E eravamo in 8 ragazze e c'erano 4 contralti e 4 soprani. Io facevo parte dei soprani e abbiamo fatto tutti questi cori per accompagnare il cantante. Questa tribute band era formata da tipo 12-13 persone, c'era un sacco di affluenza, Caspita, no? Bellissimo. che bello, bello. Poi ripeto, Nomadi. Io ho fatto tempo a vedere un concerto dei Nomadi quando c'era ancora Augusto D'Olio, e poi ne ho visti, boh, credo una quindicina con Danilo Sacco. Novellara? Con l'ultimo no, con l'ultimo cantante no, però con Danilo ne ho visti veramente tantissimi. Uno dei pezzi più belli che a me piacevano era C'è un re. Madonna! Che Sì. iniziava con questa rullata di tamburi spettacolare, no? Belli, gran bella band, brava. Poi
ho visto che hai cominciato ad andare avanti a assaporare il mondo del rock. Sì, praticamente sono passata da un estremo all'altro, ma è stato il passo più bello che potessi fare, perché da sempre mi rendevo conto che cantare canzoni un po' troppo tranquille, sì, mi piaceva, ma non era del tutto il mio, per il timbro di voce che comunque ho. E il rock mi dà una carica pazzesca, cioè proprio al mio mondo. La tua band preferita? Te l'ho chiesto apposta. Ho visto la maglietta, ho detto vado a colpo sicuro. Questa, vabbè, dai, sono comunque a pari con i Guns N' Roses, dai, cioè non posso fare differenze. Sono due band che adoro. Insomma, sono due band che hanno fatto una bella storia della musica del rock, eh. Ben. Slash non è l'ultimo arrivato, di certo. No, direi proprio di no. Senti, poi la tua carriera piano piano, visto che hai iniziato a crescere veramente tanto, grazie, arrivare fino ai Talent. Sì, i Talent, i primi erano quelli dove ero più titubante, dove dicevo chi lo sa se ce la faccio ad affrontare un palco così, perché è tutta un'altra cosa da affrontare un palco con la tua band. Sei da solo con una base e quindi è dura se ti emozioni, perché sai che comunque verrai giudicato, però tutto sommato sono sempre rimasta soddisfatta, devo dire. Quindi io solitamente chiedo a tutti gli altri artisti che cosa ne pensano un po' dei Talent, qualcuno mi dice positivo, qualcuno negativo, qualcuno si astiene, mentre invece tu mi dici che hai avuto un'esperienza molto buona. Sì, sì, credo che il contest dove mi sono trovata meglio è stato proprio il Tour Music Fest, che è proprio a livello anche europeo, e fa anche delle giornate di formazione con professionisti dove ti insegnano il mondo, anche in due giorni torni a casa che hai ti si apre un mondo, sì, al di là della sfida di per sé, torni a casa con un mondo di informazioni nuove e di esperienze. Bella questa cosa, cioè io ho sempre visto i Talent come, li ho seguiti per un po' finché c'era uno dei miei giudici preferiti, perché è comunque un personaggio che a me piace molto, Morgan. Ah, ok. mi piace da morire perché è un pazzo scatenato, io lo adoro, il suo modo di fare per me è proprio il vero artista, è quello che rispecchia veramente il vero artista, no? Quello fuori dalle righe. Certo. Mi piacciono molto meno quegli artisti troppo disegnati, quelli non mi fanno impazzire, io preferisco più, che ne so, Marilyn Manson. Sono un bluesman, però Marilyn Manson a me fa impazzire per quello che è, no? Perché è eccentrico, e Morgan è uno, è fatto così, e a livello culturale musicale certo non gli si può dire nulla proprio a Morgan. No, assolutamente. Poi quando ha smesso di essere lui sulle poltroncine eccetera, allora ha cominciato un po', e i Talent non ho più guardati, proprio perché sì, come dici tu, è vero, vengono fuori dei bei talenti, si impara molto, eccetera. Quello che mi è piaciuto meno ultimamente è che ritrovarmi dei giudici che di musica non ne sanno niente. Lo capisco, e anche a me dà fastidio questa cosa. Andava pensi bene cosa prima. Ci fanno là? Cosa ci fanno? Sì. mi diceva poi tempo fa, c'è stato qui con un salottino con me, Chris Mantello, che è un musicista pazzesco, è un countryman incredibile, e appunto si parlava di questa cosa, diceva in Inghilterra addirittura in un talent musicale un giudice è uno chef, è un cuoco, cosa c'entra? Sì, appunto. Poi magari, vabbè, lui magari giudicherà il comportamento, ma a livello musicale non mi devi giudicare tu, cioè va bene quando ho davanti un Elio, è un professionista esagerato, una Mara Maionchi che è stata una talent scout mostruosa, ma poi quelli che ci sono oggi, cioè se io dovessi andare lì, non capiterà mai, perché è fuori proprio dalle mie righe, ma trovarmi davanti a me un Fedez che, per amor del cielo, io non giudico nessuno, non mi piace giudicare nessuno, però che lui deve giudicare me,
anche no. Bravo, hai colto proprio tutto. Cioè, io non so come fate voi, perché voi che partecipate a questi talent e trovarvi lì e trovarvi magari con delle persone che cantano solo con autotune, con le basi. Brava. Che quando si è spento ha fatto una figura, ragazzi. Ho visto io. Mamma mia, imbarazzantissimo. Sì, cioè. Poi lui è bravo, è riuscito, ha cercato di uscirne un po' in qualche maniera, perché ormai tanti anni che cavalca quel mondo lì, quindi in maniera alta si è arrampicato gli specchi, però davanti a quelle cose non fai una gran bella figura. Cioè. Assolutamente no. Quindi e io dico, domani che sei seduto su quella poltrona che stai giudicando un ma quel cantante cosa ti viene a dire? Quando lui dici, guarda, per me no, ma io normale rispondo, ma scusa, guarda che io ho visto il tuo video. diventa un po' andrai problema. Lì solo per quello, guarda, per togliere lo sfizio. Vero. Senti, nel periodo Covid tu hai sofferto a livello musicale? Allora, ho sofferto perché non si poteva andare a fare live, sinceramente. Però devo dire che è stato un periodo anche produttivo, perché mi sono messa un po', con l'aiuto anche del mio fonico, che è un mio caro amico, a scaricarmi i programmi, a fare registrazioni homemade, e quindi me la passavo un pochino. Certo, non è la stessa cosa, però perlomeno mi tenevo impegnata nelle giornate lunghe in quarantena, ecco. Sì, è stato un po' duro per tutti, è stato un po' veramente una cosa faticosa. Anche qui parlavo con un artista che lui da una parte ha amato quel periodo profondo, perché lui è stato in pre-Covid, aveva fatto 13 mesi in live, i concerti, tutte le sere. Accidenti. Faceva praticamente 20 ore tutti i giorni, tra prove, mamma check, mia. E poi concerti. E poi si spostava dall'altra parte, dormiva 4 ore in macchina quando faceva i tragitti o in aereo. Che vita! Quindi, quando è ritornato in Italia, detto, io ero completamente esaurito, cioè ero veramente fuori di me. Fortunatamente è arrivato il Covid che mi ha obbligato a stare a casa, e quindi sono riuscito a ritornare vivo, ma io stavo morendo. Cioè, per certi versi è stato positivo riposarsi un pochino, caricare le pile. Quando mi ha detto, sai, 13 mesi tutte le sere, 20 ore al giorno, cavoia, sì, complimenti. Complimenti sì, mamma mia. Sentimi, nel 2022 abbiamo detto che tu hai partecipato al concorso principale dei talent, eccetera, però poi sei cresciuta ancora. Sì, allora, è nata Sensazioni Acustiche, che è il mio trio con cui faccio concertini su locali, è musica un po' elegante, un po' d'ascolto, che mi piace molto perché è tranquillo, è soft. E poi gli anni successivi sono entrata dentro negli altri miei due attuali gruppi, che sono gli Onda d'Urto, dove facciamo rock targato femminile, tutte artiste donne. Quindi, oh, bellissimo! Spettacolo. E poi adesso il mio nuovo gruppo con cui sto esordendo sono i Sonic Vibes. Abbiamo ripreso tutte le hit anni 90-2000, quelle un po' più famose, e abbiamo tutte riarrangiate in chiave rock, quindi comunque sempre rock. Gran lavoro! Sì. Mette un gran lavoro. Quindi tutto femminile, un po' come, non so se le hai viste, o io le seguo, mi piacciono un casino, le Bambole di Pezza. No. Un gruppo musicale, guarda, vado a cercare, arriveranno tra un po' anche loro qui a Salottino, adesso no perché sono stra impegnatissime in concerti a destra e a manca, sono delle ragazze veramente fuori di capoccia, ma piacciono perché sono bello, frizzanti, ed è sono tutto femminile. Scusa se ti interrompo, io intendevo sì. Che nel gruppo siamo sia maschi che femmine, ma riproponiamo canzoni fatte da artiste donne, in quel senso. Ah, io avevo scelto. Donne. Sì, ah. Forse mi ero spiegato male io, sì. No, ho capito male. Pensavo che eravate proprio una band composta da solo donne. No.
Ah, ok. Le cover, no, perché... che facciamo sono di artiste donne. Ah, ok, perfetto. No, perché la... ti stavo facendo una domanda e dire come fate ad andare tutto d'accordo? Cioè, io mi metto nei panni... no, io mi metto nei panni miei, no? Che noi solitamente le band sono formate da maschietti, e la mia band, siamo tutti maschi, e a volte andare d'accordo siamo peggio delle femmine. No, siamo... Devo dirvi sì, In alcuni punti di vista sì, andare d'accordo con tutti i musicisti maschi all'interno del gruppo non è sempre facile, ecco. Sì, sì. Brava, soprattutto quando c'è quello che vuole fare sempre la prima donna. Accidenti, quanti ne ho trovati. No, vabbè. L'importante poi è trovarsi bene e andare d'accordo, anche perché nei live questo è importante, perché se poi non ti stai simpatico si vede. Certo, no, ma poi sai, dopo quello che mette tutto d'accordo è proprio la musica, no? Poi sì, c'è magari un'opinione piuttosto che un'altra, ma però alla fine, quando poi il brano esce bene, finisce tutto, no? Assolutamente. Insindacabile tutto. Si guarda, si finisce il brano, si guarda. Beh, però siete stati bravi, dai. E finisce sempre così. Senti, quindi l'esperienza della tribute l'hai lasciata oppure hai ancora la fiammellina accesa di rifare una tribute? Non saprei che tribute fare, nel senso che per fare una tribute band dovrei riproporre qualcosa di femminile e non c'è un'artista donna dove mi piacerebbe fare tutti i suoi brani. Cioè, mi sarebbe sempre piaciuto fare una tribute band di Lady Gaga, se devo essere onesta, proprio a livello femminile. Wow. Però sarebbe molto impegnativo, molto impegnativo, ecco. A me piace molto Lady Gaga, anche a me. La voce è pazzesca, anche se ti vedrei bene fare Janis Joplin. Ah, grazie. Hai quel timbro di voce che va a chiamare Janis Joplin. Lady Gaga. Adesso questo lo prendo come un bellissimo complimento, No, è vero, guarda, secondo me, sai, non staresti neanche male in quella veste, perché comunque lei era molto eccentrica anche lei, È stata forse una delle prime donne a canticchiare contro la guerra del Vietnam, no? Ha fatto appunto delle canzoni, era tremenda, era fortissima. Quindi abbiamo detto che hai iniziato da piccolo con questi gruppi, eccetera, eccetera, tale, eccetera. Il tuo futuro come lo vedi? Rivolto a? Beh, io spero che con i tre gruppi che ho adesso attualmente riesca a fare sempre più date, e soprattutto con Onda d'Urto e Sonic Vibes, che sono nuovi, che è da quest'anno che ne faccio parte, quindi... voglio premere per fare più date possibili e divertirmi tanto. Questo è il mio obiettivo per adesso. Poi sicuramente, come sono io, cambierò idea mille volte, vorrò sempre fare più cose, perché star ferma non ce la faccio. Vabbè, ma questo è normale. Cioè, mi sembra un percorso che sia corretto per un artista, perché insomma chi si ferma è perduto. Davvero. Quindi... sai, cambiare, provare nuovi generi è tutto un modo per crescere. Spero che la voce mi duri fino a quando sono veramente anziana. Ah, beh, certo. Oh, Tina Turner ha dimostrato di essere una grandissima fino a età avanzata. Grazie. Anche Aretha Franklin. Ah, oh, cavoli, Mick Jagger saltella ancora sui palchi, che io non so come fa. Però quello è il mondo della musica. Bella. Senti, ma tu i tuoi live, i vostri live con i vostri gruppi, li fate tutto nel circondario Veneto oppure Onda d'Urto in realtà siamo Friuli. Ok. Invece Sony Vibes sì, sono più Veneto, e anche le sensazioni acustiche quasi sempre Veneto o dintorni, ecco, Triveneto, mettiamola così, dai. Ok, ma rimanete solo in Italia? Quindi estero zero?
Sì, per il momento sì, ho sempre fatto Italia, però se ci fosse l'occasione di andare all'estero sarei la prima a volermi andare, ecco. Vabbè, giusto provare. No, ti ho fatto questa domanda perché alcuni ragazzi che ho intervistato è proprio il contrario di quello che stai facendo tu. Cioè, in Italia zero live e loro li fanno solo Olanda, Germania, Svizzera, Spagna, Francia, ma in Italia zero. Ti dirò. Perché? Non è che hanno proprio tutti questi torti, ecco. È difficile comunque trovare date qua, soprattutto qua da noi. C'è tanta, tra virgolette, concorrenza, purtroppo dico, perché sarebbe bello poter avere spazio un po' tutti, però non è così. Un gestore Certo. anche non ti chiama se non porti gente e quindi è difficile. Devi farti Sì. conoscere, far gavetta e sperare che ti richiamino. Tantissimo. Che poi anche qua in Lombardia non pensare, non è che qua in Lombardia, però chi vuole, vabbè, io abito a Varese, però chi vuole Milano, che è una città veramente grossa, ha un pochino più di possibilità. E qua nel Varesotto siamo forse come voi, se non messi peggio. Se non messi peggio. Perché poi io è tanto che non suono più, tantissimo che non suono più in live fuori, proprio per le classiche domande che c'erano dei proprietari dei locali, ma penso che siano ancora le stesse. Quanta Che gente so. porti? Brava! Quanta gente mi porti, ma ti devo pagare? Sì, e soprattutto, ma se la serata non va bene e il cachet non lo ricevete tutto, vero? Esatto, se no, ah, ragazzi, oh, ma quando venite a suonare venite che avete già mangiato, perché qua non è che dovete. Quindi è Ma passato il tempo, ma. ve li scaliamo dal cachet le birre che avete bevuto. Allora non è cambiato molto la musica, c'è sempre questo, è per quello che in Italia non vengono fuori dei grandi musicisti come all'estero. Non danno tanta possibilità, eppure ci sono bravi ragazzi che suonano. Poi. Assolutamente, sì, no, ne conosco tantissimi qua in zona. Siamo un po' tutti nella stessa barca. Va bene, vabbè, oh, non è una brutta barca, alla fine. Potrebbe andare meglio, però dai, insomma, ci accontentiamo, dai. No, nel senso che perlomeno noi nella nostra barca sappiamo suonare e cantare, ci sono alcuni che nelle altre barche. Non so neanche far quello. Va bene, senti Martina, mi è veramente piaciuto chiacchierare con te, sei una ragazza fantastica, molto, molto solare. Vabbè, Grazie, grazie mille. Starlight, non potevi essere certo il Grazie contrario. Certo, certo. davvero. Senti, ma l'ultima domandina, ma tu canti e basta o suoni anche qualche strumento? Canto e basta. Ho provato un pochino l'anno scorso a fare corsi di chitarra, però non ci sto dietro con i tempi. E Ah, quindi ho ok, rinunciato per il momento, sperando di un giorno magari di poter avere più occasione, ecco. Però mi sarebbe sempre piaciuto suonare la chitarra elettrica. ho capito. Bene, dai, è stato fantastico averti qua al salottino, una bella serata, ci siamo fatti due belle risate, abbiamo parlato di te, di quello che stai facendo che è strepitoso, della tua voce che è strepitosa. Grazie. E ti auguro veramente un grandissimo in bocca al lupo per il prossimo talent che farai. Grazie. Benvenuta al salottino, come dico a tutti, lunga vita al blues e buona serata. Buona serata ed è stato un vero piacere, davvero. Grazie di questa possibilità. Ci mancherebbe. Ciao. Ciao.